Siamo nel settembre 1758. Winckelmann è a Firenze, è stato convinto a un lavoro molto impegnativo a studiare e catalogare la collezione imponente di piccole gemme, sigilli del barone de Stosch, perché per lui è l'occasione di poter avere un contatto diretto con le testimonianze etrusche, perché sta scrivendo la famosa sua storia dell'arte presso gli antichi popoli. A Firenze ci resterà inchiodato al suo tavolo di lavoro ben 9 mesi, fino al maggio del 59, senza mai riuscire a raggiungere le città etrusche, Cortona, Volterra, Arezzo, Chiusi e così via. Per fortuna, proprio a Firenze, in villeggiatura, può incontrare il grande lucumone dell'Accademia Etrusca di Cortona, Ridolfino Venuti, e dell'Accademia diventerà socio corrispondente e quindi in qualche modo coronerà le sue relazioni ufficiali con gli etruscologi. Il primo disegno che abbiamo di Fiesole, con l'ancora poco nulla esplorata area del teatro e del tempio, è del 1779 e registra l'arrivo in piazza o prato del Duomo, con a sinistra l'ascesa verso San Francesco e al centro, a nord e a destra, l'area etrusca, oggetto dei primi scavi e sondaggi del Bandini. Sarà il Bini, su incarico del Del Rosso, a restituire un primo rilievo del sistema, con in bella evidenza l'area del Tempio Etrusco, e a tentare di darne una prima ricostruzione del teatro romano. Bonaiuti, che segue, documenta gli scavi del 1809. Poi è l'ufficio tecnico comunale che registrerà la situazione aggiornata praticamente alla fine del secolo. Siamo nel 1895. Quanto al nuovo museo civico, questo sarà progettato dall'architetto Ezio Cerpi e verrà inaugurato il 7 giugno 1914, con la sua facciata che riproduce un tempietto ionico in antis, approvata dal soprintendente Milani, che si ispira alla lettera, è una citazione di fatto, al museo realizzato solo pochi anni prima a Roma da Gaetano Koch. Sono naturalmente moltissimi gli studiosi, i grandi artisti, gli architetti che si sono appassionati e radicati, ispirati, diciamo, e hanno lavorato su questo colle. Tra gli architetti, Wright, ma soprattutto Michelucci. Da quando l'ho conosciuto ho sempre pensato che in definitiva fosse quasi una reincarnazione, con la sua figura, con la sua personalità mobilissima, dinamica, arguta, ironica, sarcastica addirittura, che usciva dal mondo degli Etruschi, insomma, e che amava tantissimo questi luoghi, che li ha esplorati sempre, lungo e largo, insomma, per tanti anni, e li ha disegnati. I personaggi che qui si sono intensamente radicati, c'è stato sicuramente il canonico Angelo Maria Bandini, bibliotecario della Marucelliana e della Laurenziana, più giovane di Winckelmann di pochi anni, 9 anni, che gli fu presentato proprio dallo stesso arcivescovo Martini. Nelle mie escursioni a piedi da San Domenico a Fiesole, ero rimasto sempre molto colpito
da un portale enigmatico con la scritta Tompo non pantà, greca. E evidentemente faceva intuire che dietro quella scritta c'era un personaggio, insomma, di grande spessore. Una casa tutta istoriata, ma più che di dipinti, di iscrizioni, quindi autografe, praticamente, i Bandinoi parla di sé sempre e ci parla di sé. Ce la fanno sentire vivo, soprattutto ora che questa sua casa in questa sua casa si è integrata la scuola che fa risuonare, un'altra grande attività artistica che unisce i popoli che è la musica ed è frequentata da moltissimi giovani. Ecco, io credo che questa casa museo, rivissuta, attualizzata, resa sonora, e resa soprattutto iconologicamente, no? Integrata da altrettanta passione bibliografica, con tanti incunaboli, ho visto un'edizione preziosa dell'Ariosto e tante cose, completa per così dire, e lancia verso il futuro, in un'unità ormai stretta e dedicata ai giovani artisti, questo messaggio, diciamo, dalla bottiglia che il canonico Bandini ci ha lasciato.